Non è un caso che la statua del santo parti dalla Domus Misericordia di Brignano, da quella casa dove sei detenuti stanno sperimentando un processo di riabilitazione che parte dall'integrazione col quartiere. Quando le comunità vengono preparate, gli viene spiegato che cosa si intende fare, lo spirito cristiano nasce automaticamente, quindi soprattutto quello dell'accoglienza, dell'integrazione e anche quello di dare fiducia. Il nostro intento era quello, con l'anno della misericordia, di dare dei segni concreti alla chiesa di Salerno Campagna Cerno, alla nostra diocesi di misericordia, e insieme al nostro arcivescovo, il sindaco di Salerno, il direttore del carcere, il presidente del tribunale di sorveglianza, pensammo a una casa per le misure alternative alla pena detentiva, e ormai da più di 2 anni è in funzione questo servizio che offriamo ai nostri fratelli detenuti. Don Rosario Petrone è anche il cappellano del carcere di Salerno ed è stato quasi naturale aggiungere 6 alle 2000 anime della sua parrocchia. E molti ieri hanno voluto accogliere la statua del santo patrono della città, l'Evangelista Matteo, per la sua ultima peregrinazione fra i quartieri salernitani prima della processione del 21 settembre. Il busto argenteo dell'Evangelista guarderà la sua città dall'alto, dice Don Rosario, accompagnato nel breve tragitto dalla Casa della Misericordia alla Chiesa da Don Michele Pecoraro. Il suo è un quartiere popolare, dal cuore grande e dai grandi problemi, ma come detto capace di accogliere, di integrare, entrando a far parte di un progetto che non ha dato solo nuova dignità e speranza a 6 detenuti. Abbiamo creato diversi posti di lavoro. Abbiamo un laboratorio di ceramica, abbiamo ripreso alcuni terreni abbandonati della parrocchia, vengono attualmente lavorati dai detenuti, ci diamo da fare.